Ok. Cosa dire? Mi chiamo Ethan. Ethan Winters. Gli eventi a casa dei Baker risalgono a 3 anni fa. Stavo cercando mia moglie, che era sparita. Avevo una sua mail. Voleva che andassi da lei e sono finito in un posto sperduto in Louisiana. Ho trovato Mia. Era prigioniera in uno scantinato buio. Era fuori di testa. Mi ha attaccato come un animale selvatico. Poi ho scoperto che era stata infettata da una specie di muffa. Ho cercato in tutta la casa un antidoto, un vaccino o qualcosa. I suoi abitanti erano già infetti. Quel che ne restava non era umano. A causarlo un'arma biologica con le sembianze di una ragazzina. Si chiamava Evelyn. Ho combattuto contro la famiglia e mi sono procurato un siero per curare Mia. Poi Chris Redfield e i suoi sono arrivati e ci hanno salvato. Può bastare. Non voglio parlare mai più di quello che è successo. Ora è finita. Di più, ora ci è dovuto. In un lampo, venne imprigionata in uno specchio. Ecco, ora dorme. Perché una storia così inquietante ha soltanto 6 mesi? In libreria hanno detto che è tradizionale. Una favola del posto. Comunque, Rosa non mi sembra turbata. Perché non capisce ancora. Grazie al cielo.
Ci siamo trasferiti per proteggerla dal passato, ricordi? Ricordo benissimo. Sei solo paranoico, Ethan. Non è... Lascia stare, scusami. Ma non sono paranoico, sono solo prudente. Allora, metti a letto tua figlia con prudenza. Preparo la cena. Tranquilla, Rose. Tua madre non vuole ricordare. E non la biasimo. Hai detto qualcosa? Niente, la metto a letto. Fa la brava. L'ho detto a mamma. Quella favola fa troppa paura. Perché continuo a tenerlo in giro? Dovrei disfarmene prima o poi. Bisogna pulire prima che Rose inizi a camminare. Ci siamo quasi. Tesoro mio, non preoccuparti. Sarò al piano di sotto. Ti proteggo io dai mostri di quella strana favola. Rose sta bene. Con quello che ho visto non è paranoia. Vorrei che il tempo si fermasse.
Se ne sono dimenticati tutti. Tutto a posto? Sì, dorme come un bambino. Che buon odore. Che cos'è? Oh, tieni giù le mani. È ciorba de legume, una ricetta locale. Wow, ti stai integrando bene, vero? Anche il vino è di qui. Ma se continui a fare il musone tutta la sera, non credo che te lo darò. Devi smetterla di preoccuparti. Ritrovarti in Louisiana, la gravidanza, Chris che ci manda qui, l'addestramento militare, è successo tutto in fretta. Beh, almeno ora siamo insieme. Tu, io, Rosa. Vedrai che adesso andrà tutto... Davvero? Ti sembra facile dimenticare quello che è successo in Louisiana? È passato tanto tempo ormai. Non riesco a capire perché tu sia così... Mia! Sta giù! Mia, oddio! Chris, ma che cazzo? Mi spiace, Ethan. No! Cosa? Perché? Forza, cammina! Via libera. Rose, che cazzo vuoi fare con mia figlia? Consegna al sicuro. Portatelo via. Toglile le mani di dosso! Ethan, no. Rose. Fuori di qui. Dottoressa. Salve, signor Winters. I risultati di sua figlia sono pronti e vorrei discuterne con lei. Che ne dice di giovedì prossimo alle 4? D'accordo, ci saremo. Era la dottoressa. Abbiamo un appuntamento. Ascolta. Sii positiva, ok? Ne abbiamo già parlato. Lo so. Ormai non parliamo più d'altro. Io te lo ripeto ancora una volta, non mi preoccupa Rosa. E quindi cosa ti preoccupa? Senti, Rosa starà bene, ne sono certo. Che cos'altro c'è? Penso a noi due! Penso a te! E non capisci? Mia, di che stai parlando? C'è qualcosa che non mi hai detto? Coraggio, parlami! Merda. Devo rispondere. Thank you.